Credo che siamo collegati, quindi buonasera a tutti per questa chiacchierata, lo avete visto se siete collegati, sul tema del ragionevole dubbio, che è un tema in apparenza riguardante soprattutto, se non solo, chi si occupa di processi e di processi penali. Avete tutti quanti sentito in una o più occasioni utilizzare questa espressione più nei telefilm, nelle fiction, nelle serie e nei film americani che nei nostri, questa espressione che l'imputato deve essere condannato solo se appare colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, è un'espressione che è diventata proprio una vera e propria formula e che è stata introdotta anche nel nostro sistema, prima non c'era nel nostro sistema processuale. Ma in realtà che cosa significhi? I non addetti ai lavori non lo sanno, a volte anche gli addetti ai lavori, devo dirvi la verità, non lo sanno benissimo. E per capire che cosa davvero significhi questo concetto e come possa diventare un concetto utile anche a capire cose diverse dal processo, addirittura possa essere utile nelle nostre vite personali, dobbiamo cercare di estrarre il significato appunto di questo concetto. E per farlo dobbiamo, come posso dire, fare qualche passo indietro. E il primo passo indietro è capire qual è la funzione dell'indagine penale e del processo penale. Ovviamente lo sappiamo tutti, il processo penale serve ad accertare le responsabilità, serve a verificare se è stato commesso un reato e se un determinato soggetto ne sia il colpevole e quindi se deve essere punito, se deve essere condannato. Ma questo ovviamente è leggermente tautologico e soprattutto non ci dice qual è la premessa di questo accertamento. E la premessa di questo accertamento è né più e né meno che un lavoro analogo al lavoro dello storico, cioè una ricostruzione di fatti accaduti nel passato. Il processo penale, e prima del processo penale l'indagine, l'investigazione giudiziaria, si occupa di cose che sono accadute nel passato, di fatti che non sono davanti a noi, che non sono naturalmente riproducibili, se non in rari casi, quando ne esistono delle documentazioni come video o simili, e che appunto noi dobbiamo ricostruire per poi trarne delle conclusioni, cioè se Tizio o Caio è colpevole o innocente, o appunto è apparentemente colpevole, ma non al di là di ogni dubbio ragionevole. In sostanza il processo, prima ancora l'indagine, mira a ricostruire la verità, una parola grossa. Mira cioè a ricostruire quello che è accaduto nel passato sulla base di ipotesi. Il concetto di verità è un concetto fondamentale per ragionare di dubbio ragionevole nel processo e al di fuori del processo, ma anche questo è un concetto molto spesso poco chiaro. Io ci ho giocato, mi scuso con chi dovesse aver già sentito quello che sto per dire, è una cosa che mi è capitato di ripetere, ma perché offre uno spunto molto interessante. Io ho giocato con la locuzione la verità e ho scoperto che la locuzione la verità ammette ben 21 anagrammi, sono tantissimi. Anagrammi significa prendere le lettere, cambiare e trasformare una o due parole, in questo caso, in altre parole. Di questi 21 anagrammi, molti sono buffi ma non significativi ai nostri fini. Ce ne sono tre, però, che sono particolarmente interessanti e significativi e ci offrono uno spunto di riflessione proficuo, secondo me. Perché la verità si può anagrammare in rivelata, evitarla e relativa. Fateci caso, sono tre anagrammi molto interessanti che in qualche modo ci chiariscono come nelle stesse pieghe della composizione letterale di questa locuzione, la verità, si celi l'ambiguità del concetto. Vediamo un pochino questi tre anagrammi. Rivelata è, notate, prima di analizzarli uno per uno, come ognuno di questi anagrammi enunci in qualche modo, in estrema sintesi, uno degli orientamenti della storia del pensiero, prima ancora che giuridico, filosofico, sul tema della verità. Perché la verità rivelata è la verità della religione o della metafisica, di un pensiero per cui esiste una
autorità che è titolare della verità, l'autorità può essere Dio o un'istituzione, e questa autorità è quella che rivela agli altri una verità che non può essere discussa. Poi c'è l'espressione evitarla, che allude invece alla posizione filosofica dello scetticismo, di chi pensa che la verità sia un concetto inesistente, o anche se la verità esiste da qualche parte, dicono gli scettici, noi umani non siamo in grado di raggiungerla, quindi bene tenersi alla larga da questo tipo di riflessione e occuparsi di problemi pratici, non di problemi apparentemente teorici come, ripeto, ricostruire la verità. E poi c'è relativa, e notate che l'anagramma vale anche al plurale, la verità relativa, le verità relative. Questo è molto interessante perché ci offre un ulteriore spunto. La verità relativa, le verità relative alludono essenzialmente alla pluralità dei punti di vista sul reale, alla possibilità che uno stesso fatto sia percepito, ricordato e raccontato in modi diversi da soggetti diversi, senza che per questo costoro stiano mentendo. Ed è in realtà così che funziona il mondo, soprattutto quando abbiamo a che fare con la ricostruzione dei fatti del passato. Noi dobbiamo sapere che entro certi limiti i testimoni di un fatto del passato, testimoni in buona fede, non parliamo di falsi testimoni, lo racconteranno, lo ricostruiranno, ognuno in maniera leggermente diversa dall'altro, perché i punti di vista sono diversi. E questo, se ci occupiamo di verità processuali, cioè di ricostruire cosa è successo nel passato, è necessario, di questo è necessario tenere conto, perché non sapere che i racconti sono anche influenzati dal punto di vista individuale, dalle presupposizioni, dal modo in cui vengono fatte le domande, rischia di condurci a una ricostruzione sbagliata di quello che è accaduto nel passato. E attenzione, se noi stiamo facendo gli storici o i giornalisti, lavori importantissimi e fondamentali, possiamo anche permetterci il lusso di commettere qualche errore nella ricostruzione dei fatti del passato. Ma se siamo giudici, pubblici ministeri, avvocati, questo lusso non possiamo permettercelo, o dobbiamo ridurre il rischio che questo accada al minimo possibile, perché da un'affermazione di responsabilità, dal dire questo fatto è accaduto in questo modo per cui io ti condanno, derivano, come sappiamo tutti, conseguenze che riguardano in maniera gravissima la vita, la libertà delle persone. Quindi in primo luogo noi dobbiamo renderci conto che la verità di cui si occupa il processo è una verità di tipo storico, e le verità di tipo storico sono verità, dicono gli studiosi di queste cose, verità probabili. Che significa verità probabile? Significa che non sono mai, è impossibile che siano verità assolute. Per dirle in altri termini, di una verità storica, di un enunciato fattuale su come le cose nel passato si sono svolte, è sempre in teoria possibile predicare, ipotizzare il contrario. Spiego questa espressione piuttosto astrusa, cercando di renderla chiara. Esistono vari tipi di verità a seconda delle discipline. Ci sono le verità delle discipline formali o matematizzate, la verità della matematica, che sono verità assolute, date certe premesse. 2 + 2 fa 4, senza alcun dubbio. Il risultato della dimostrazione di un teorema o della soluzione di un'equazione è un risultato di verità, se la procedura è stata corretta. Non esiste un margine di dubbio, non esiste un margine di probabilità nei risultati di queste operazioni. Le verità delle discipline formali, come la matematica, la fisica, la logica formale, sono verità assolute e si raggiungono attraverso uno strumento, diciamo, di ragionamento che si chiama dimostrazione. Ce la ricordiamo tutti, le dimostrazioni che si facevano a scuola, per chi non fa poi questo di mestiere anche, dei teoremi. 2 + 2 fa 4. Se si parla di discipline storiche, 2 + 2 fa probabilmente 4. Significa che noi, per quanto ci sforziamo di ricostruire i fatti del passato, per quanto lo facciamo con il massimo rigore, esisterà sempre una minima possibilità che questa ricostruzione
non corrisponda a come i fatti del passato si sono svolti. E ora cerco di spiegarmi con un aneddoto, un esempio preso da una vicenda processuale che ha condotto poi in Italia alla istituzione delle norme per la riparazione degli errori giudiziari. La racconto in maniera molto semplificata rispetto alla vera storia, anche perché dobbiamo, diciamo, utilizzare al meglio il tempo che abbiamo. È un caso giudiziario verificatosi negli anni 50. Un testimone nelle campagne siciliane vede a un certo punto una lite violentissima fra due fratelli, violenta a tal punto che uno dei due a un certo punto prende una zappa o un badile e colpisce più volte in testa il fratello che cade a terra, esanime e sanguinante. A questo punto il testimone, sgomento per quello che ha visto, scappa via, chiama i carabinieri tornano sul posto, vanno sul posto, trovano le tracce della colluttazione, il sangue, la pala, ma nessuno dei due, né l'aggressore né l'aggredito. Abbiamo un testimone che ha visto un'aggressione così violenta e i carabinieri vanno a prendere l'aggressore, lo arrestano. E del corpo della vittima non si sa nulla, è interrogato l'aggressore, quello che ha dato, per capirci, i colpi con la pala, nega l'aggressione, ma questo è chiaramente falso perché c'è un testimone, e nega altresì di aver fatto sparire il corpo del fratello, e costui viene accusato di omicidio e di occultamento di cadavere. Perché, ricordate, quello che era successo era stata una violentissima aggressione con uno strumento letale. Viene processato e viene condannato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. E questa condanna è una condanna tecnicamente corretta, perché il quadro degli elementi che servivano a ricostruire i fatti del passato era un quadro di elementi che consentiva di dire in modo ragionevole che costui avesse commesso un omicidio e che in più avesse cercato di eliminarne le tracce, eliminando il corpo della vittima, cioè del fratello. Beh, insomma, salta fuori qualche anno dopo, 6 o 7 anni dopo, che il fratello non era morto, era fuggito, era in Australia. E questo è un fatto scioccante che produce un intervento normativo per consentire la riparazione degli errori giudiziari, ma questa storia ci induce a riflettere su una questione centrale quando si parla di processi, e cioè che può capitare che qualcuno venga condannato secondo un ragionamento corretto, perché in quel caso il ragionamento era corretto, ma essere ugualmente innocente. Cioè, questo ci dice che non esiste mai una verità processuale, una verità storica che sia assoluta. E allora come dobbiamo fare? Ci chiediamo noi giuristi, si chiedono quelli che si occupano di giustizia penale e devono confrontarsi con la dimensione a volte tragica di decidere sulla vita delle persone, sulla libertà delle persone, in base a strumenti fallibili. E qui subentra il criterio della possibilità di condannare soltanto se la responsabilità dell'imputato è provata al di là di ogni dubbio ragionevole. Attenzione, non di ogni dubbio, perché una possibilità di dubbio rimarrà sempre, e per eliminare gli errori derivanti da quel rischio, da quella possibilità, c'è lo strumento della riparazione degli errori giudiziari. Però questo va evitato il più possibile, anche se sappiamo che 2 più 2 nel processo fa molto probabilmente 4, ma non con certezza assoluta 4. E perché, vedete, al di là di ogni dubbio ragionevole è una espressione, diciamo, apparentemente intuitiva, ma in realtà molto tecnica. Al di là di ogni dubbio ragionevole significa dire che la ricostruzione dei fatti del passato fatta nel processo, sulla base della quale si può giungere a una condanna, deve essere così probabile che l'alternativa, il dubbio sempre possibile, deve essere così piccolo da poter essere, si dice in gergo, convenzionalmente accettato. Cioè, noi sappiamo che un minimo di dubbio è ineliminabile nei processi. Non esiste un sistema processuale, penale, che consenta la certezza assoluta. Se noi volessimo la certezza assoluta, analoga a quella della matematica, per dire, semplicemente non dovremmo più avere i processi penali, non dovremmo più avere la repressione penale dei reati, che, come ognuno può intuire, è inaccettabile. Il punto di equilibrio fra questa esigenza, quella di reprimere i reati,
il bisogno di tutelare il più possibile il cittadino che viene accusato di un reato è per l'appunto in questo criterio del dubbio ragionevole. Ogni volta che l'accusa propone, diciamo, un'ipotesi contro un indagato, anche un'ipotesi molto plausibile, ma questa ipotesi ammette un'alternativa ragionevole, l'unica soluzione corretta è l'assoluzione. Viceversa, ora vi farò un esempio per cercare di chiarire quello che sto cercando di dire, viceversa, ogni volta che l'ipotesi d'accusa è provata in modo così consistente, così convincente, per cui ogni interpretazione alternativa appaia implausibile, assurda, anche se non del tutto impossibile, in questi casi si condanna. Facciamo un esempio, diciamo, tratto da un caso reale molto semplificato. C'è Tizio che viene trovato morto nel suo appartamento con la testa spaccata per l'utilizzo di un oggetto contundente come una pietra o un pesante soprammobile. Le indagini partono immediatamente e, fra le altre cose, implicano la acquisizione dei tabulati del telefono cellulare di questo signore e naturalmente accertamenti sulla sua vita privata. Ed emerge che questo signore omosessuale aveva una relazione con un altro ragazzo. I due si erano conosciuti in un locale, nello stesso locale che avevano continuato a frequentare. Qualche giorno prima dell'omicidio, fra i due vi era stata una lite violentissima, sulla quale riferiscono dei testimoni presenti nel locale. E dai tabulati del telefono cellulare risulta che l'ultima telefonata della vittima è stata una telefonata al suo ex compagno, con il quale, diciamo così, la relazione per via di quel litigio pareva essersi interrotta. Il compagno viene interrogato e lui nega di essere passato da casa della vittima e nega di essere passato da casa della vittima, dice di aver avuto una telefonata, ammette che vi è stato il litigio, ma ripeto, sostanzialmente nega ogni responsabilità. E naturalmente su queste basi esistono elementi indizianti nei suoi confronti, ma non di più. Attenzione, questo soggetto nega di essere andato in quel posto, ma poi le indagini successive consentono di individuare un testimone che dice di aver visto questo soggetto, chiamiamolo Caio, quello vivo, Tizio è morto, uscire da casa della vittima in orario compatibile con la commissione dell'omicidio, andare verso un cassonetto, buttare nel cassonetto un oggetto e poi allontanarsi precipitosamente. E questo, vedete bene, cambia tutto, perché il quadro indiziario precedente diventa un quadro molto molto più conclusivo, molto più pesante a carico di questo signore, anche perché lui aveva del tutto negato di essere andato lì. E quindi viene tratto in arresto e su questi elementi viene processato, perché ho dimenticato di dirvi che subito dopo l'omicidio i carabinieri intervenuti fanno una ricerca attorno all'abitazione della vittima e trovano l'oggetto contundente che è stato utilizzato per l'omicidio. Tutti quanti noi, di fronte a questo quadro indiziario, e correttamente in un processo accade questo, dicono lui è colpevole dell'omicidio. È un processo indiziario, ma un'ipotesi alternativa che non viene neanche, diciamo così, evocata, è estremamente improbabile. Questo è un caso in cui nel processo si può dire che l'imputato possa essere dichiarato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, perché vi è ragionevole dubbio
se viene suggerita una ipotesi di spiegazione alternativa degli indizi, diversa in quanto alternativa rispetto a quella dell'accusa e non assurda. Ma in questo caso sarebbe immaginabile una spiegazione alternativa? Certo che sarebbe immaginabile. Questo per dire di come le verità del processo non sono mai assolute. Certo che potrebbe essere successo che i due si sono sentiti a telefono, volevano fare pace, il presunto omicida raggiunge l'altro a casa e arriva lì dove lo trova ucciso per l'uso di un corpo contundente, gli è stata spaccata la testa da un ignoto soggetto che noi non conosciamo, preso dal panico, prende l'oggetto con cui il suo amico, compagno è stato ucciso, esce, poi si rende conto di cosa ha fatto, lo butta nel cassonetto, scappa via e si ritrova incastrato in una vicenda e in un omicidio di cui non è responsabile. Domandatevi, questo è possibile? È possibile. È altamente improbabile, ma è possibile. Proprio un caso di questo genere ci consente di ragionare e distinguere su che cos'è un dubbio ragionevole e che cos'è un dubbio non ragionevole, cioè non plausibile, non secondo una sensazione, ma secondo delle categorie che i giuristi pratici, i giudici pubblici ministeri, gli avvocati chiamano massime d'esperienza, come ci si comporta di regola in certe situazioni. Non voglio entrare nel dettaglio di questi aspetti. Ciò che volevo segnalarvi, ciò su cui volevo attirare la vostra attenzione, è che il ragionamento sul dubbio ragionevole e sulla verità processuale è un ragionamento che ha poco a che fare con l'intuizione, ha poco a che fare col dire ma io sono convinto che Tizio sia colpevole e lo condanno o ho l'impressione che sia innocente e lo assolvo, ma con i limiti di cui abbiamo detto prima è un meccanismo che ha una sua procedura tecnica e una sua verificabilità che non è la stessa delle discipline matematiche, ma che è possibile, come dire, sottoporre a un controllo di tipo logico, la qualità del ragionamento, la plausibilità delle affermazioni. Però, vedete, quello che è interessante su questo tema, oltre al chiarimento della questione che ha a che fare col processo, è un tema più ampio, e cioè il tema del dubbio come strumento di lavoro in qualsiasi attività umana, come strumento di efficace comprensione della realtà. Vedete, ci sono poche cose più pericolose di chi fa l'investigatore, il pubblico ministero, il poliziotto, il carabiniere, praticando certezze incrollabili. Hai un'intuizione su quello che può essere accaduto e tante volte i bravi poliziotti, i bravi pubblici ministeri, i bravi carabinieri hanno ottime intuizioni e poi vai alla ricerca esclusivamente di quello che conferma quell'intuizione, lasciando perdere tutto quello che invece potrebbe smentirla. Questo è un metodo sbagliato e pericoloso che non tiene conto della nostra naturale fallibilità, anche quando abbiamo ottime idee. Ed è per questo che uno strumento fondamentale, sin dall'inizio dell'indagine, se parliamo di indagini e processi, ma in generale nella nostra vita personale, nelle relazioni con gli altri, è la pratica del dubbio come strumento di lavoro. Quello che diceva Bertrand Russell, una frase bellissima, lui diceva, pensate come riusciremmo ad avere a che fare in modo più efficace, migliore, più sano con il mondo, se prendessimo l'abitudine di tanto in tanto di mettere un punto interrogativo alla fine di frasi, di affermazioni che diamo del tutto per scontate. Provateci qualche volta. Prendete una frase che esprime una vostra certezza radicale e mettete un punto interrogativo alla fine. Vedete come il mondo all'improvviso, solo per questo, cambia e diventa più interessante, perché si spalanca l'orizzonte alla possibilità di ipotizzare alternative, di scoprire nuovi orizzonti di comprensione delle cose. Perché, tornando a quello che abbiamo detto all'inizio, procedendo verso la conclusione, diciamo così, di questa breve chiacchierata, poi insomma leggerò un po' di vostre domande e cercherò di rispondere nel tempo che ci rimane. Vedete,
Il modo in cui ricostruiamo i fatti del passato è influenzato da tanti fattori di cui noi non siamo consapevoli e di cui invece dobbiamo essere consapevoli e che dobbiamo sottoporre a scrutinio ancora una volta con lo strumento del dubbio razionale, del dubbio intelligente, che non è una cosa nichilista, non è dire ah non c'è possibilità di raggiungere la verità, è esattamente il contrario, è uno strumento per produrre verità accettabili, accettabili dal punto di vista dello statuto democratico, del processo e in generale delle nostre relazioni. Sapete quanto può influenzare il racconto dei fatti del passato e quindi la verità, tra virgolette, di quei fatti, anche soltanto il modo in cui si fanno le domande, anche una infinitesima differenza di formulazione della domanda può generare un ricordo diverso, quindi una verità diversa. Ve lo illustro con qualche esempio tratto dalla ricerca della psicologia giuridica. C'è un leggendario esperimento condotto dalla massima studiosa Elizabeth Loftus di psicologia della testimonianza. Questa studiosa prese un gruppo di ragazzi, studenti di psicologia, da utilizzare, diciamo, come cavie. Gli studenti di psicologia in queste università di solito fanno soprattutto le cavie per gli esperimenti dei loro professori. Li mise in una sala cinematografica e proiettò un filmato in cui si vedeva un banale incidente stradale. Due autovetture che si urtavano. Durava poche decine di secondi il filmato. Alla fine del filmato, piuttosto semplice e con immagini piuttosto chiare, gli studenti che partecipavano all'esperimento furono divisi in due gruppi. A un gruppo fu chiesto a che velocità andassero le macchine quando si erano scontrate e all'altro gruppo fu chiesto a che velocità andassero le macchine quando si erano schiantate. Attenzione, solo questa differenza, non devo neanche chiedervi né ipotizzare se avete intuito il risultato. Quelli cui fu chiesto a che velocità andavano le macchine quando si erano schiantate indicarono velocità di gran lunga maggiori. Stavano mentendo? Certamente no. Il solo fatto che fosse stata utilizzata la parola schiantate per definire la domanda e quindi il perimetro del loro ricordo aveva attivato un meccanismo di condizionamento per cui loro avevano sostenuto con convinzione che le macchine andavano a una velocità decisamente maggiore di quella degli altri e di quella vera. Altro dettaglio importante, il seguito di questo esperimento. Tutti i partecipanti furono riconvocati 2 settimane dopo e fu chiesto loro di ricordare se vi fossero dei vetri per terra dopo l'incidente, se cioè l'urto avesse prodotto la rottura di cristalli con caduta di vetri per terra. E immagino che anche qui abbiate immaginato la risposta. Quelli cui era stato chiesto a che velocità andassero le macchine quando si erano schiantate, si ricordavano della presenza di vetri per terra. Piccolo dettaglio che non c'erano vetri per terra. Questo è un dettaglio come tanti altri dettagli e tanti altri aneddoti scientifici sulla storia degli studi, sulla testimonianza. Ancora una volta, l'ho detto prima e lo ripeto, non deve indurci a dubitare della possibilità di ricostruire i fatti del passato e quindi di fare giustizia e in generale non deve indurci a dubitare della nostra capacità di conoscere il mondo attorno a noi e di conoscere i fatti del passato, ma ci deve suggerire una estrema cautela che ancora una volta noi riusciamo a sintetizzare nel concetto di dubbio e di dubbio ragionevole, ben al di fuori dello schema processuale, ben al di fuori dell'uso di questo concetto pur fondamentale all'interno del processo. Ci sono poche cose così importanti per entrare in rapporto efficace con gli altri e per entrare in rapporto civile con gli altri, per decifrare il mondo che ci sta attorno senza saltare subito alle conclusioni, come appunto la pratica del dubbio razionale e la consapevolezza della nostra naturale tendenza a fare degli errori. Vedete, la differenza non è fra chi fa gli errori e chi non li fa, semplicemente perché non esiste la divisione in queste due categorie. Tutti facciamo errori. La vera differenza, e il segno del successo può sembrare incredibile,
E chi fa gli errori e non lo sa e lo nega perché trova insopportabile l'idea e in questo modo non impara dai suoi errori e si avvia verso errori sempre più gravi ed errori catastrofici, e chi, consapevole del fatto che ogni attività umana, in particolare queste attività così delicate, sono inevitabilmente segnate da un processo di apprendimento, di conoscenza, che è fatto di tentativi e di ulteriori tentativi e di errori e di correzioni, chi lo sa è capace di sottrarsi al rischio degli errori catastrofici ed è capace di conseguire risultati accettabili per sé e per gli altri, che poi è quello che in sostanza è richiesto dal processo penale in uno Stato civile. Il concetto di fondo è che una sentenza di condanna, che è sempre una sconfitta di tutti, io facevo il pubblico ministero, facevo processi di criminalità organizzata, ho tante volte chiesto e ottenuto ergastoli numerosi per reati gravissimi, alla fine del processo c'erano i giornalisti che venivano a chiedermi se fossi soddisfatto, e io non vi prego di credere, non certo per un atteggiamento come posso dire, di correttezza politica, rispondevo ai giornalisti che è impossibile che uno che fa il pubblico ministero si dichiari soddisfatto della condanna di un imputato, anche se è convinto, se ha chiesto la condanna vuol dire che è convinto che questo imputato è responsabile di un grave reato, perché comunque la condanna di qualcuno, soprattutto la condanna al carcere a vita, significa che un umano starà nel carcere per gran parte dei giorni che gli restano da vivere. Puoi essere soddisfatto di come hai fatto il tuo lavoro, però ecco, vedete, la pratica del dubbio sulle categorie conoscitive, anche sulle categorie etiche, è un eccellente strumento per sottrarsi al rischio degli assolutismi, il rischio della barbarie in definitiva. Mi piace concludere citando una frase che ci riporta al tema della verità, una frase di Norberto Bobbio contenuta in un suo scritto a proposito della teoria dell'argomentazione. Diceva Norberto Bobbio: la teoria dell'argomentazione rifiuta le antitesi troppo nette, sa che fra la non verità degli scettici, ricordate, evitarla, e la verità assoluta degli invasati, la verità rivelata di cui dicevamo prima, c'è spazio per le verità da sottoporre a un processo di continua verifica e revisione, con lo strumento di addurre buone ragioni, pro e contro. E concludeva con questa frase, secondo me molto bella: sa che quando gli uomini cessano di credere alle buone ragioni, è allora che comincia la violenza. Ecco qui. Adesso leggerò un po' le vostre domande. Ma vedo ci sono diverse domande in cui ci si interroga sul rischio di condizionamento dei giudici, di chi deve decidere, per effetto della pubblicità dei casi giudiziari, per il fatto che dei casi giudiziari si parli molto in televisione, sui giornali, e spesso vengano espresse opinioni sbagliate. Il rischio ovviamente c'è, non c'è dubbio che eccessivo parlare, un esprimere opinioni da chi non ne ha né titolo né gli strumenti, certi programmi televisivi insopportabili possono interferire, comunque produrre danni sulla validità dei processi decisionali. Va detto però che giudici professionali, consapevoli delle cose che vi ho detto finora, consapevoli cioè del fatto che il ragionamento per accertare o meno la responsabilità di un imputato non è un ragionamento intuitivo, non è una cosa a sentimento, non è che mi piaci, mi sei simpatico o mi sei antipatico, da questo dipende in qualche modo come decido. È un ragionamento che ha una sua algebra, anche se non è uguale all'algebra, l'abbiamo detto. È un ragionamento che consente di fare un 2 più 2 senza che il 4, scusatemi per la ripetizione dell'esempio, sia una verità assoluta, ma possa essere una verità molto probabile. Quindi certo bisogna fare attenzione, però anche avere fiducia sulla qualità del ragionamento di buoni giudici professionali. Qualcuno chiede del
dei casi in cui si ha la percezione che la verità sostanziale sia diversa da quella che è stata accertata in un processo, con una condanna, con un'assoluzione. Purtroppo noi dobbiamo accettare l'imperfezione del meccanismo. Ci sono casi in cui abbiamo la sensazione che le cose stiano diversamente, magari questa sensazione è giusta, però l'unico modo per rendere tollerabile un sistema in cui uomini arrestano altri uomini, li mettono in carcere e decidono se sono colpevoli o no, e che il ragionamento alla base di tutto questo sia un ragionamento verificabile, cioè che possa essere mostrato e possa essere giustificato. Diversamente il rischio è di andare verso un intuizionismo che può portare alla barbarie. Quindi entro certi limiti ci sarà sempre una qualche divaricazione fra quello che viene deciso nelle aule di giustizia e la percezione magari fondata, diciamo così, di chi osserva le cose e utilizza il suo intuito. Certamente, per riallacciarmi ancora a questo tema, c'è un riferimento al caso O.J. Simpson. Quello fu un caso clamorosamente influenzato dai mezzi di informazione. Bisogna sapere su questo caso qualcosa in più. In primo luogo che O.J. Simpson fu assolto nel processo penale, ma poi gliene fu fatto, pochi lo sanno, un altro per lo stesso fatto di tipo civile, per il risarcimento del danno. In quell'altro processo, fuori dalla luce dei riflettori, lui fu condannato. Quindi lui è stato assolto nel processo penale per una incertezza della giuria sulla sua responsabilità e condannato nel successivo analogo processo civile. Però dovete sapere anche questo: il sistema americano ha una differenza rispetto al nostro, che è una differenza importante. Nel sistema americano, come in quello inglese, decide sulla responsabilità dell'imputato una giuria popolare, solo una giuria popolare. In quel sistema c'è una distinzione netta fra il giudice, che è in qualche modo l'arbitro di quello che accade nel dibattimento, ma non è quello che decide se l'imputato è innocente o colpevole. La giuria popolare è quella che dice sì o no. Il verdetto, di cui tante volte abbiamo sentito parlare, è quello per cui una giuria di pari, questa è la tradizione, dice se l'imputato è colpevole o innocente e non è tenuta a motivare. Questa è la fondamentale differenza, quella che a mio modo di vedere rende quel sistema meno valido, meno capace di dare garanzie agli individui e alla collettività di quanto non sia il nostro. Nel nostro sistema è il giudice che decide di assolvere o condannare, anche quando è un giudice collettivo come la Corte d'Assise in cui ci sono anche i giudici popolari, è sempre però tenuto alla motivazione, cioè bisogna spiegare, lo chiede la Costituzione, per quale motivo hai deciso in un certo modo. Lo devi spiegare secondo un procedimento razionale che poi viene controllato negli altri gradi di giudizio e anche dalla Cassazione. E questo naturalmente è una garanzia non assoluta di una migliore qualità delle decisioni. La parola più pericolosa usata nel dibattito politico oggi, beh, ce ne sono tante, io ci sto anche finendo di scrivere un nuovo libretto sul tema del potere, ma insomma, se dovessi dire due parole diverse, pericolose, per le quali è bene stare attentissimi appena le sentiamo pronunciare, sono un avverbio e un sostantivo. L'avverbio è assolutamente. E non devo spiegarvi perché, assolutamente è di solito un modo per rimarcare un concetto che invece non è affatto assoluto, è un modo per sottolineare la verità di qualche cosa che invece è molto dubbia. In generale gli avverbi mal utilizzati sono pericolosi e sono dei sintomi di scarsa trasparenza di chi li sta usando. Domandiamoci che cosa significa se un soggetto o un politico in particolare comincia ossessivamente le sue affermazioni dicendo a dire la verità o sinceramente, sinceramente voglio dirvi. Beh, io se sento dire sinceramente molte volte da una persona comincio a pensare che sottolinei la sua sincerità proprio perché percepisce che di quella sincerità si possa dubitare. Gli avverbi sono pericolosi e sono un segnale d'allarme. Il mio suggerimento è di badare all'uso degli avverbi
che in molti campi, e naturalmente anche in letteratura, sono male usati. Il sostantivo è popolo. È la parola più manomessa e più abusata da parte appunto dei populisti di ogni risma, cioè di chi fa della menzogna professionale lo strumento della sua attività politica, che fa propaganda invece di comunicazione. Perché dico che popolo è la parola più abusata e più pericolosa? Tutti l'abbiamo sentito dire da soggetti vari, da alcuni più di altri, per dire la verità, ma qui non facciamo nomi perché non è quello che ci interessa. Il popolo italiano ci ha votato. Facciamo la volontà del popolo italiano. Allora, ragioniamo su un esempio ipotetico. Immaginiamo che ci siano delle nuove elezioni e che a queste elezioni vada a votare il 60% degli aventi diritto al voto, è più o meno una media in linea con quello che sta accadendo le ultime volte, anche abbastanza ottimistica, e che un determinato partito prenda il 35%, cioè una percentuale enorme che nessuno prenderebbe adesso, ma immaginiamoci che la prenda, il 35% dei votanti, significa dire il 35% del 60%. Che cosa vuol dire? Vuol dire una percentuale che oscilla attorno al 20% degli aventi diritto, cioè al 20% del popolo. Questo partito che dovesse vincere le elezioni con questa enorme maggioranza, mi piacerebbe essere, cioè, in realtà no, ma insomma se facessi il politico mi piacerebbe essere il segretario di un partito che vince le elezioni con il 35% dei voti validi, questo partito avrebbe tutto il diritto e il dovere di governare, di ottenere l'incarico, formare il governo e cercare di governare. Tutto il diritto e il dovere, ma non avrebbe titolo a fare quello che ripetutamente è stato fatto con percentuali enormemente più basse, a dire cioè di essere il rappresentante della volontà del popolo italiano. Questo è uno dei tanti esempi possibili per dire di come parole importanti del lessico civile vengano manipolate e trasformate in oggetti contundenti e strumenti di propaganda. Vedo anche una domanda che è molto più tecnica, magari in un'altra sede qualcuno chiede della possibile responsabilità penale e civile del datore di lavoro se un dipendente prende il Covid. È un tema, diciamo, molto tecnico, francamente non lo affronterei in questa sede. In via del tutto teorica potrebbe anche configurarsi, ma in questo caso non si tratta di concetti astratti, si tratta di vedere in concreto che cosa ha fatto o che cosa non ha fatto il datore di lavoro e che cosa questa eventuale omissione abbia prodotto sul lavoratore, sia un'infezione, sia un infortunio sul lavoro, sia qualsiasi altra cosa. E credo che siamo giunti sostanzialmente... Ah no, bene, vedo che c'è ancora una domanda sul... Va bene, ci sono due domande su queste, concludo, due domande molto, molto diverse. Una è sulla Costituzione, mi viene chiesto se oggi sarebbe scritta come è stata scritta allora. Purtroppo il rischio di cadere, diciamo, in toni un po' qualunquistici, ma temo proprio di no, per molte ragioni. Peraltro abbiamo visto i tentativi di riscrittura della Costituzione degli ultimi decenni hanno evidenziato una impressionante differenza di qualità, prima di tutto di tecnica normativa. Sapete, la Costituzione italiana è scritta secondo i canoni della scrittura di alta qualità, che vuol dire contenuti e comprensibilità. Per esempio, la Costituzione italiana è scritta quasi per il 93% con vocabolario, con espressioni tratte dal vocabolario di base della lingua italiana. Significa, per dirla in termini più comprensibili, con parole che chiunque può capire, non solo gli specialisti, cosa che non accade invece nei testi giuridici di altro tipo. È fatta di frasi di solito al di sotto delle 20 parole. C'è una regola sulla leggibilità che dice che fino alle 25 parole quello che scriviamo è molto leggibile, poi la leggibilità precipita. Nei testi di legge attuali troviamo frasi anche di 500 parole, 500, e nei testi giuridici come sentenze o atti giudiziari non molto di meno. Io ci faccio spesso dei seminari rivolti a magistrati e avvocati per attirare l'attenzione su come la poca chiarezza non sia soltanto un fatto stilistico, ma abbia a che fare con una malattia della democrazia.
uno dei temi fondamentali della democrazia è la comprensibilità delle decisioni, la decifrabilità delle decisioni, il fatto che i titolari del potere, siano legislatori, giudici, governanti, non utilizzino oscurità non necessarie per rendere non visibile quello che fanno nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi temo che la Costituzione oggi non sarebbe scritta in quel modo così cristallino, però sono anche fiducioso sul fatto che anche con conversazioni come questa possiamo mettere in moto un rinascimento civile che parte anche da temi culturali, solo apparentemente culturali, e che rifletta, fra le altre cose, su come un linguaggio comprensibile, il rispetto per le parole, che è il rispetto per le persone cui le parole sono destinate, possano essere alcuni dei volani per una idea di società e di democrazia diversa e migliore. Grazie a tutti.